Gentili telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Città Nostra. Nella puntata di quest'oggi parleremo di integrazione sociale, lavorativa e di promozione dell'autonomia individuale di persone con disabilità. Affronteremo questo argomento presentando due realtà che da anni operano nel territorio aretino, l'associazione Il Casolino Ollus e la casa famiglia Casa di Elena. Ma chi ci accompagnerà all'interno di questo nostro viaggio? Vado a presentarvi le ospiti che ci terranno compagnia all'interno della trasmissione di quest'oggi. Alla mia destra la signora Rossana Greco dell'associazione Il Casolino Ollus. Grazie per aver accettato il nostro invito invito e presentiamo anche la signora Paola Gorini, operatrice della casa di Elena. Grazie anche a lei e eh, benvenute ad entrambe. Cominciamo con la signora Greco per eh, approfondire la conoscenza dell'associazione Il Casolino. Si tratta di un'associazione di volontariato che a partire dal 1995 Opera nel territorio aretino nell'ambito socio assistenziale. Ecco come nasce la vostra associazione e quali sono le principali attività che porta avanti. Allora, la nostra associazione nasce nel 95, come ha detto lei, e è stata prima era nell'Anfas, adesso invece sono altri operatori, però è stata voluta da dei familiari di persone disabili e diversamente abili. È un gruppo di volontari che operavano per l'appunto nel settore sociale. Appunto è un'associazione Ollus per cui è iscritta alle liste de, alle, al volontariato toscano e, e quindi non, non è profit, in effetti si avvale di, cosa? di contributi, di donazioni, poi facciamo anche altre attività per cui è questo il risultato. Di, abbiamo anche più di 140 iscritti come soci. Per, le, per le, le cose che noi facciamo, abbiamo, facciamo tante cose, e operiamo in molti settori con i ragazzi, nella creatività, anche nelle attività motorie, perché loro infatti sono iscritti a delle palestre, vanno in piscina, poi fanno anche teatro, che abbiamo avuto modo di fare anche uno spettacolo nella nostra casa. E perché? Per la parola, per sviluppare la parola e per l'espressività dei ragazzi. E poi facciamo viaggi e altre attività che, sono che, avremo, sempre, modo che avremo modo di sviluppare. il corso della trasmissione di Illustrare. Una breve parentesi per spiegare ai nostri telespettatori eh, il termine ANFAS che lei citava in apertura. Si tratta dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali. Che, eh, dalla quale poi eh, è derivata l'associazione Casolino come tante altre associazioni che si sono sviluppate a livello locale. L'ANFAS è un'associazione eh, che eh, in Italia quindi opera a livello nazionale. Volevo sottolineare con voi, insieme a voi, come sono cambiate anche nel corso degli anni le terminologie sì. e questo sottolinea anche una maggiore attenzione proprio nei confronti di tematiche così delicate come quando si parla di disabilità e di persone con disabilità. Torniamo a parlare dell'associazione Il Casolino. Sin dall'inizio il vostro obiettivo principale eh, è stata la realizzazione di residenze di tipo familiare sì. rivolte proprio a persone con disabilità. Sì. E a questo proposito parlerei di una delle strutture più importanti, diciamo la più importante che è la Casa di Elena, una casa famiglia. Che è stata ristrutturata e eh, opera dal 2005. Si tratta di una casa colonica Leopoldina situata in località Casolino a San Leo, nell'immediata periferia aretina. Ecco, possiamo spiegare a chi ci guarda da casa come si è giunti alla realizzazione di questa casa familiare? Beh, questo era eh, un progetto. Che, è stato che aveva l'associazione proprio negli primi anni, dopo che si è costituita, proprio perché volevano eh, avere una struttura di accoglienza che avesse il modello della casa famiglia. Sul modello della casa famiglia. Penso che ci siamo abbastanza riusciti, è solo questo. So. E poi, nel corso della trasmissione, andremo proprio a vedere, grazie ai nostri contributi video anche gli interni di questa casa famiglia e soprattutto conosceremo i ragazzi che eh, vi abitano. Mi rivolgo adesso alla signora Gorini. In apertura di puntata l'abbiamo presentata come operatrice appunto della casa di Elena, ma lei eh, lavora anche per la cooperativa sociale Progetto 5. Parliamo proprio della casa di Elena, però la struttura è una casa famiglia rivolta a persone con disabilità rimaste sole o con genitori molto anziani. Possiamo definirla come una risposta alternativa all'ospitalità in istituto? Sì, penso che possiamo proprio definirla come una risposta alternativa all'istituto. Eh, in realtà la Casa di Elena nasce proprio come un'alternativa ai grandi istituti e rispecchia diciamo, il modello proprio di comunità alloggio di una piccola comunità. Eh, che si basa proprio nel ricreare eh, quello che è l'ambiente familiare, insomma, tant'è vero che le persone che poi e gli ospiti che, eh, che sono all'interno della casa famiglia eh, la sentono veramente come la, la propria casa, insomma, eh, è la loro casa, è la loro famiglia e gli operatori come me, eh, i miei colleghi insomma, che operano all'interno non sono altro diciamo, che un supporto alle persone che, che ci vivono per indirizzarle alcune anche voglio dire dato anche che comunque eh, e poi le persone che, che vivono all'interno della casa di Ele hanno anche problematiche diverse a vari livelli indirizzarle diciamo, nelle cose che riguardano la gestione di una casa come qualsiasi casa nostra insomma come qualsiasi abitazione nostra eh, per cui ecco in questo io ci tengo sinceramente a, a dire che eh, queste piccole comunità, comunità alloggio, sono secondo me fondamentali, diciamo nella nostra realtà e anche in altre eh, realtà, insomma, perché mh, diciamo ri, eh, rifan, fanno rivivere quello che è il calore di una famiglia. Ecco. E ovviamente l'obiettivo primario, avremo modo poi di parlarne nel corso della puntata, è la promozione dell'autonomia individuale di persone certo, con disabilità. Certo. Ecco, forniamo alcuni dati ai nostri telespettatori. La struttura, la Casa di Elena, può ospitare fino ad un massimo di 8 persone con differenti livelli di autonomia. Esiste una convenzione con il Comune di Arezzo per l'inserimento delle persone con disabilità e questo sottolinea che la struttura è inserita all'interno di una rete che permette la collaborazione con soggetti pubblici e del terzo settore. Sono poi anche molte le realtà facenti parte sempre del territorio aretino con eh, le quali l'associazione Il Casolino e quindi anche la Casa di Elena collaborano proprio per la gestione dei servizi offerti alle persone con disabilità che abitano la città. La struttura. Ecco, rivolgo un'altra domanda alla signora Gorini. All'interno della casa famiglia i residenti sono privi del supporto familiare, sì. ma possono appunto contare però sulla professionalità e sulla competenza degli operatori e dei volontari che sono sempre presenti all'interno della struttura. Certo. Eh, sempre, ci sono sempre, un operatore è sempre presente ci sono dei momenti in cui c'è anche una copresenza di operatori come eh, collaborano con eh, la casa famiglia appunto vari volontari dell'associazione o operatori ad esempio abbiamo avuto del servizio civile che comunque eh, a, a, si alternano eh, con, con, con noi operatori eh, l'operatore cosa fa all'interno della casa in realtà niente praticamente è una guida eh, rispetto a quello che sono i vari momenti della giornata della casa diciamo quindi da, dalla mattina da, ci si prepara ci si alza eh, quindi voglio dire l'accudimento alla persona l'aiuto a chi non è in grado di, di fare da solo o comunque un'indicazione a coloro che voglio dire comunque sono anche in grado di fare da soli che magari hanno solo bisogno di un supporto, insomma, dell'operatore e così tutte le fasi della giornata, quindi la preparazione del pranzo e poi eh, ovviamente anche altre attività che vengono che diciamo che affiancano quelle di vita quotidiana che sono eh, legate, voglio dire, ad attività esterne, uscite, attività ricreative all'interno della casa. Eh, che via via poi in questi anni sono state fatte e, a, e ad oggi tuttora abbiamo insomma in programmazione come un'attività di animazione teatrale o da altre attività ecco, questo diciamo, è il compito dell'operatore è quello di non sostituirsi mai ovviamente all'ospite ma come dire accompagnarlo ecco, eh, dando poi eh, con affetto diciamo, ecco, valorizzando proprio l'aspetto affettivo che poi voglio dire è diciamo un po' l'operatore come figura di genitore insomma e per coloro che poi gli sono venuti a mancare i genitori e per le persone che comunque ancora hanno anche i familiari ma o che non sono in grado di occuparsi di loro o che comunque appunto anche per le persone che vivono all'interno della casa ma che hanno fatto anche una scelta proprio di, di percorso di autonomia insomma rispetto a, alla casa famiglia perché comunque è importante anche questo aspetto, insomma, no? ci sono delle, delle cose che poi in famiglia magari non vengono fatte eh, o non vengono imparate, mentre l'opportunità di queste piccole case famiglia, comunità, alloggio, come le vogliamo chiamare, eh, rendono possibile questo, sinceramente, ecco, anche dei percorsi di autonomia che sono importanti, sono la base di, di qualsiasi persona, insomma. Ecco, proseguiremo tra breve ad approfondire la conoscenza sia dell'Associazione Il Casolino sia della Casa Famiglia Casa di Elena. Ma vorrei introdurre un nuovo argomento perché eh, recentemente l'Associazione Il Casolino è stata inserita all'interno di un uh, progetto. Il progetto si intitola Le Abilità Diverse della Disabilità. È un uh, progetto promosso dalla Caritas diocesana e finanziato dal bando CEI 8x1000 dell'anno 2012. Per capire di che cosa si tratta, questo progetto andiamo a vedere allora il primo contributo video di quest'oggi. Come nasce il progetto Le abilità diverse della disabilità promosso dalla Caritas Diocesana? La Caritas Diocesana eh, voleva promuovere dal punto di vista culturale, ma anche della integrazione sociale, le, alcune persone con disabilità intellettiva. Abbiamo cercato di eh, creare un progetto. Eh, con più fasi, con più azioni e abbiamo avuto la fortuna di ottenere il finanziamento del, da parte della Caritas Italiana attraverso il bando CEI 8x1000. Eh, il progetto, appunto, è un insieme di attività che riguardano la socializzazione, lo sport, la cultura, il lavoro e eh, desidera dare un aspetto nuovo o perlomeno normalizzante di quello che sono. Le, le, gli ambiti di integrazione del disabile. Come si lega questo progetto all'Associazione Il Casolino e alla Casa di Elena? L'Associazione Il Casolino per questo progetto risulta essere il principale ente gestore eh, perché le attività legate al potenziamento della residenzialità, dell'offerta residenziale sono diciamo uno degli scopi principali di questo progetto. In particolare eh, la Caritas Diocesana vuole favorire la casa di Elena facendola diventare sempre più un servizio di eccellenza che risponda non solo ai, alle necessità del dopo di noi ma anche a quelle forme di sollievo e di aiuto che le famiglie con parenti e figli disabili possono ottenere. Obiettivo del progetto, dunque, lo abbiamo sentito nel servizio dalle parole del vice direttore della Caritas Diocesana Andrea Dallaverde, è quello di promuovere la disabilità in differenti ambiti attraverso l'integrazione sociale e lavorativa. Anche la nostra emittente partecipa al progetto, Le Abilità Diverse della Disabilità con l'obiettivo di creare una redazione giornalistica che favorisca l'inserimento in contesti lavorativi di persone con disabilità. Collaborano alla realizzazione delle puntate di Città Nostra anche Gianmarco e Paolo. Gianmarco, lo avete visto nel servizio, ci ha aiutato proprio nella realizzazione della puntata dedicata all'associazione Il Casolino e alla Casa Famiglia Casa di Elena. Prima di tornare a parlare dell'argomento di quest'oggi, vorrei rivolgere alle ospiti una domanda relativa proprio al progetto che abbiamo presentato. La proposta della Caritas Diocesana, attraverso appunto le abilità diverse della disabilità, può essere a vostro modo di vedere un valido strumento per aiutare concretamente anche le famiglie che vivono questa dimensione? Prego, signora Greco. Ma sicuramente sì. Infatti questo progetto a noi ci dà molta soddisfazione di far parte. Perché? Perché eh, si chiama Dopo di noi, no? Allora, noi spesso, quando ci incontriamo con eh, i familiari, sentiamo questo discorso, no? E dopo di noi, quando non ci saremo più, cosa succederà ai nostri ragazzi? Quindi per noi l'accoglienza in questa situazione è importantissima. Ma eh, c'è un'altra cosa, come ha detto Andrea, che c'è anche adesso, cioè eh, durante questa cosa, durante noi, perché ci sono delle, dei momenti che le famiglie hanno delle sofferenze insopportabili e quindi si appoggiano alla nostra struttura e a noi ci fa molto piacere. Quindi, sono decisamente positiva su questa cosa. Ecco, signora Gorini, possiamo spiegare ai nostri telespettatori. Cosa significa il concetto appunto del dopo di noi e eh, del durante noi? Il concetto del dopo di noi, come appunto ha detto anche la Rossana, è chiaro, è legato molto voglio dire a quando la famiglia verrà a mancare e comunque al pensiero che anche oggi la famiglia ha eh, rispetto al proprio figlio quando non ci sarà più, per cui e creare, voglio dire, comunque delle situazioni come la casa di Elena, e la casa di Elena è un esempio, voglio dire, insomma, eh, che è in grado di ospitare persone, come abbiamo detto prima, eh, in, e, e di dare l'opportunità a queste persone di rivivere l'ambiente familiare. Il, ehm, ehm, oltre il dopo di noi è chiaramente importante anche eh, arrivare al dopo di noi un, con una fase diciamo, eh, di preparazione eh, al dopo di noi, per cui da qui nasce anche l'importanza che la casa di Elena eh, ha e dà come risposta a molte famiglie eh, che richiedono ad esempio dei periodi di soggiorno temporaneo e Per alleggerimento alla famiglia e di preparazione diciamo, al futuro, eh, che poi sarà quello di queste persone, insomma, di, ovviamente quando verranno a mancare i genitori. Insomma. E quindi è una risposta molto importante quella anche eh, di ehm, passare diciamo, dei, dei periodi, dei brevi periodi all'interno della casa eh, come preparazione a un eventuale insomma poi voglio dire inserimento futuro e per sempre ecco, all'interno della casa ecco l'attività che viene svolta dalla casa famiglia casa di elena viene definita come un percorso di sperimentazione residenziale le chiedo prima di lanciare il prossimo servizio perché in questo caso si parla di sperimentazione eh, proprio per questo, perché la sperimentazione è proprio un preparare eh, a un progetto, voglio dire, che poi sarà quello della vita, insomma, di, di queste persone, ecco, e, e quindi voglio dire, eh, in questo senso, insomma, sperimentazione in questo senso, e poi anche, voglio dire, eh, ritornando al discorso che facevamo all'inizio, quello, voglio dire, di, eh, di creare comunque dei percorsi di autonomia, eh, delle persone che sono comunque, che devono comunque imparare delle cose che non imparerebbero, ad esempio, in famiglia perché, comunque, sono probabilmente molto protette, voglio dire, dai genitori, dai nonni o da altre persone e si sa poi voglio dire sempre molto difficile insomma insegnare eh, ai propri figli eh, delle cose appunto quando uno come vale per tutti quanti noi quando usciamo di casa poi è il vero momento eh, che siamo appunto di fronte alle cose che realmente dobbiamo fare insomma e questo vale anche per i nostri ospiti ecco noi adesso andiamo a vedere il prossimo servizio lo abbiamo accennato prima quali sono ovvero le attività principali che vengono svolte all'interno della casa? Lo scopriamo meglio nel dettaglio nel prossimo servizio. Quali sono le principali attività che i ragazzi svolgono nella casa di Elena? Le principali attività che svolgono qui nella casa sono che loro praticamente vivono qui dentro. La mattina vanno nei, fanno le attività esterne che vanno nei centri um, e dopo ritornano qui, che si, sta, si, uh, si fanno le attività qui all'interno della casa. Aiutano a fare fanno il letto, la, apparecchiano le lavatrici, uh, lavastoviglie, la puliscono anche quello che c'è da fare in una famiglia. Come nasce la sua esperienza all'interno di questa struttura? La mia esperienza in questa struttura nasce dal, nel 2006, ho fatto un corso di assistente di base e dopo sono venuta qui a fare il tirocinio. E finito il tirocinio ho avuto l'opportunità di entrare a lavorare qui. All'interno della struttura lavoro insieme ai altri sette miei colleghi. Come abbiamo sentito nel servizio che è appena terminato, eh, i ragazzi che sono ospiti all'interno della casa di Elena, alcuni di loro durante la mattina sono impegnati in attività esterne alla casa. Ecco, quali sono gli impegni che li vedono coinvolti? Allora, i ragazzi sì, sono impegnati in attività esterne, diciamo che al alcune persone eh, frequentano de delle attività diurne, in centri diurni, eh, di socializzazione. Eh, che vivono diciamo, l'attività all'interno di questi centri un po' come il proprio lavoro, perché le persone che frequentano centri diurni sono coloro che eh, diciamo, non, non sono in grado di svolgere una vera e propria attività lavorativa, e comunque per loro questo ha una valenza di lavoro, per cui è importantissima questa cosa, insomma, che loro possano uscire dalla casa eh, come tutte le persone voglio dire, e, e frequentare un'attività alternativa a quelle della casa. Altri, altri ospiti che abbiamo invece eh, svolgono una vera e propria attività lavorativa e ovviamente è importantissimo insomma per loro. Poi voglio dire eh, questo tipo di attività, eh, perché comunque, eh, come sappiamo, eh, il lavoro comunque è. Svolgere anche per, eh, per eh, tempi brevi, non una, un lavoro diciamo, eh, che impegna tutta, tutta la giornata, ma anche solo di poche ore. Eh, Conferma ed aumenta sicuramente l'autostima della persona. Insomma, e tra ecco. queste persone c'è anche eh. Francesco Foni che stiamo Foniche. vedendo nelle sì. immagini trasmesse sì, in onda in questo momento. Eh, recentemente il Servizio Lavoro della provincia di Arezzo ha messo nuovamente a bando le risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone sì. con disabilità. Rivolgo questa domanda ad entrambe le ospiti. Quanto è importante dunque l'inclusione sociolavorativa di persone con disabilità? Si vuole rispondere prima Beh, a lei. Eh, io penso che sia molto importante per farli sentire proprio integrati nella società. Cioè qualsiasi tipo di lavoro che possano fare, se si sentono ripagati di questa grande cosa, secondo me è un incentivo in più anche per migliorarsi. Certo. Lei è d'accordo, signora, signora Gorini? Anche perché appunto eh, io vedo quando ci sono dei momenti, diciamo, che poi le attività dei centri diurne, per i periodi delle vacanze pasquali o natalizie oppure per, eh, per chi svolge comunque una vera e propria attività. Eh, di lavoro, eh, l'asilo e la scuola ma noi abbiamo un ospite che lavora in una, casa, in una scuola materna eh, la scuola ovviamente ha dei momenti di chiusura vedo che pesa il periodo che comunque devono stare fermi a casa perché comunque è importante eh, per loro lavorare perché comunque è un momento in cui la persona si realizza eh, ha la, la sua massima realizzazione voglio dire Torniamo a parlare delle attività svolte dall'associazione Il Casolino perché organizzate anche brevi soggiorni in località di villeggiatura per gli ospiti della casa famiglia. Sì, certo, come tutte le cose che si rispettano, dopo un buon lavoro ci vuole anche un periodo di vacanza. È brevissimo perché è una settimana, sono delle settimane sporadiche, però è molto impegnativo perché bisogna cercare dei posti logicamente adeguati. Eh, dove però secondo me va ricercato anche eh, il bello del posto, perché secondo me è molto importante, molto terapeutico. Poi loro si divertono tantissimo, sono stati eh, non a caso in, eh, in Sardegna, sono stati nella costa del Lazio, hanno fatto le coste del Lazio, poi sono andati anche nella comunità montana, hanno fatto anche un'esperienza in tenda, che si sono divertiti tantissimo ovviamente. E poi mh, nella comunità montana sono stati, quindi per loro poi il viaggio è la cosa che eh, li mette proprio la felicità addosso. Sono bravissimi perché si fanno quasi tutto da solo, logicamente non sono mai lasciati soli 24 ore su 24, c'è sempre un operatore, due quelli che partono con loro. Quindi per loro è molto importante la villeggiatura. Senta, ovviamente oltre all'importantissimo lavoro svolto dagli operatori è fondamentale anche il sostegno e il supporto dei volontari dell'associazione. Sì, molto. E devo dire che noi abbiamo, io ho detto, tantissimi soci, però di volontari effettivi siamo in pochi, tant'è vero che potrei, vorrei lanciare un appello che se ci sono volontari, noi li accogliamo con a braccia aperte i eh, volontari sono tanti e fanno determinate cose. Ecco, signora Gorini, alcuni degli ospiti della Casa di Elena sono residenti fissi, per altri invece la struttura svolge sì. un servizio molto simile a quello di un centro diurno, sì. ne parlavamo poco fa. È Un appoggio, sì, per, per alcuni diciamo è un appoggio eh, alla famiglia, è una risposta che la casa dà alla famiglia eh, che equivale un po' a quella del centro diurno. Infatti, ci sono comunque delle persone che vengono alcuni pomeriggi oppure si fermano per un weekend. E, come dicevamo prima, un po' anche di preparazione al futuro, un po' anche diciamo di sollievo alla famiglia e diciamo. Eh, una risposta sinceramente penso positiva, ecco, e per la famiglia e per la persona che viene, perché comunque ha l'opportunità poi comunque di fare delle cose, di sperimentare comunque delle attività che nell'ambito familiare non farebbe, insomma. Ecco. Senta per quanto riguarda la gestione delle situazioni di emergenza, come vi comportate? Dunque, la gestione delle situazioni di emergenza eh, la, la casa di Elena diciamo, ha quattro posti per, attualmente per le emergenze. E chi necessita diciamo, di, que, di, di questa cosa ecco, fa, ne, cioè sono dei, dei molli da riempire, ne fanno domanda comunque all'associazione, al direttivo dell'associazione Il Casolino. Che in tempi brevi dà una risposta insomma, alla famiglia o a chi, comunque, ne fa richiesta, il comune, perché poi, comunque, alcuni posti, diciamo, ecco, alcune, diciamo alcune richieste arrivano anche attraverso gli assistenti sociali dei comuni, del comune di Arezzo e dei comuni della zona. Insomma. E niente il, um, chi arriva diciamo, per periodi brevi svolge, entra diciamo, in, tutto, in tutte le fasi della giornata e si integra benissimo eh, nella, nel contesto familiare abituale. Insomma, ecco. e, e sicuramente mm. sono. Gli stessi ospiti della casa che favoriscono l'inserimento. Sì, sì, in genere non abbiamo, cioè, noi non abbiamo in questi anni, penso, mai avuto problemi ecco, di integrazione eh, o comunque legati al, a qualche ospite nuovo che è arrivato. Eh, sono sempre molto accoglienti, molto disponibili, devo dire, e si prestano molto anche sinceramente nell'aiuto proprio ai compagni o eh, gli ospiti che hanno più difficoltà. Ecco, a proposito di integrazione tra gli ospiti della casa, sono eh, persone che hanno differenti età, esperienze sì. diverse alle spalle, la domanda che eh, sorge spontanea è proprio questa. Vanno d'accordo tra loro gli ospiti della casa di Elena? Abbiamo già risposto parzialmente a questa domanda, vediamo il prossimo contributo video. All'interno della casa di Elena ci sono diversi ragazzi di differenti età che però vanno tutti d'accordo, c'è un'ottima integrazione tra loro. Sì, è vero, qui vivono ragazzi di diverse età e convivono insieme svolgendo le attività quotidiane all'interno della casa, senza comunque litigare, se vanno d'accordo, magari qualcuno va più d'accordo con un altro, però insomma si trovano bene. I ragazzi sono impegnati soprattutto nell'arco della mattinata in attività che si svolgono all'esterno rispetto alla struttura casa di Elena. Nell'arco della mattinata alcuni, insomma, i ragazzi sono coinvolti in attività esterne. Alcuni vanno nei centri diurni e questi sono il centro Falciai, il centro Helios, il mosaico. Altri invece sono inseriti in, in attività vere e proprie lavorative come Francesco che va all'abbazia Badiaruoti, Andrea che, si che svolge attività agricole al Colle del Pionta e Laura invece che lavora all'asilo Pallanca, la scuola materna Pallanca. Senta, quando i ragazzi rientrano a casa la sera, c'è un momento di scambio delle loro esperienze che sono avvenute durante la giornata? C'è un confronto tra di loro? Sì, nel momento della cena, a tavola, si condividono quello che hanno fatto, si raccontano, e a volte si prendono anche in giro, ma insomma sì, è proprio quello il momento in cui loro si confrontano. E ancora, e spero duri per parecchio, una bellissima esperienza. Mi piace tanto lavorare con loro, a volte mi mancano quando sto a casa. Abbiamo ascoltato anche le parole dell'operatrice Rosetta Sandroni. Signora Gorini, condivide appunto ciò che è stato detto, sì. condivido ciò che ha detto la Rosetta senz'altro. È eh, importantissimo per queste persone le, tutto, le attività che svolgono all'interno e le attività che svolgono fuori dalla, dalla struttura. Ecco, signora Greco, tra le attività che eh, vengono promosse dall'Associazione del Casolino c'è anche il Mercatino che eh, vede protagoniste le soci e i volontari dell'Associazione. Perché? <ride> Perché questo è una piccola perla, in tante perle che ci sono, nella nostra associazione perché è un vero sostegno per l'associazione in effetti. Eh, noi abbiamo molte volontarie che si danno da fare per recuperare da amici, parenti, conoscenti, negozi, tutto quello che è disponibile che ci venga donato. E le mettiamo logicamente eh, bene in vendita e fra l'altro sono molto attive perché ricamano, fanno delle cose per la casa, io le chiamo le creazioni delle nonne questa e ci danno una grossa mano per fare quello che è possibile fare per l'associazione. Per concludere dei progetti che sono eh, nella nostra, nel nostro, nel, nella nostra, insomma, quello che vogliamo realizzare, insomma, è questa cosa qui. E poi eh, le devo dire che eh, adesso stiamo allestendo un piccolo posto, una piccola, un piccolo posto dove, siccome durante l'inverno abbiamo delle problematiche, perché siamo tutte persone un po' anziane, poche e parecchio anziane. Allora il freddo è molto forte, allora abbiamo, creiamo questo posto dove si invito tutte le persone a venirci a trovare e così dare un contributo anche loro per le nostre cose. Ecco, siamo in chiusura di puntata, rivolgo un'ultima domanda o meglio una riflessione che vorrei fare con la signora Gorini. La costruzione di una società solidale e realmente integrata può essere un vantaggio collettivo? Che produca una condizione di benessere maggiore per tutti. Ma penso sì, penso che anzi, è quello che la nostra società oggi ha eh, diciamo l'obiettivo a cui deve aspirare, sinceramente, ecco, è la cosa fondamentale per tutti quanti noi, sinceramente, eh, creare questo tipo di situazioni che comunque voglio dire danno una risposta eh, sicura, certa eh, a tante famiglie. E rendono comunque anche le persone, voglio dire, eh, come si dice, più autonome e realizzate, insomma. Ecco per cui penso che sia fondamentale questo. Ringraziamo dunque le nostre ospiti per averci tenuto compagnia. Ringrazio la signora Rossana Greco dell'associazione Il Casolino onlus ringrazio la signora Paola Gorini, operatrice della Casa di Elena, ma eh, facente parte anche della cooperativa sì. sociale Progetto 5. In chiusura vi ricordo un dato che probabilmente ci siamo dimenticati di citare all'inizio, che la Casa Famiglia Casa di Elena è eh, stata realizzata eh, all'interno di un immobile che è stato messo a disposizione dalla fraternità dei laici. Dei laici. Ci anche a sottolineare questo aspetto io infine vi ricordo che città nostra dedicherà altre puntate al progetto le abilità diverse della disabilità e eh, vi ricordo anche che per rivedere tutte le puntate potete visitare la sezione dedicata del nostro sito internet all'indirizzo www.tsdtv.it Grazie a tutti voi anche per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con Città Nostra.